di oggi. L'oggetto della puntata di oggi è proprio quella parte di attività che riguarda la verifica che ciò che è stato progettato, quindi la nostra valvola che vedete qua in alto, soddisfa i requisiti del cliente. Innanzitutto, che cosa vedete nel laboratorio? Vedete di fianco a me una cella climatica. È un ambiente, purtroppo non lo posso aprire perché adesso c'è un test in corso e siamo intorno agli 86 gradi e da una parte danneggerei il test in esecuzione, dall'altra fa già abbastanza caldo in questo locale, per cui non lo facciamo, ma questa è una camera, è la più piccola che abbiamo, è la cameretta dove andiamo a fare dei test di variazione di temperatura, salendo e scendendo in temperatura, mantenendo tutti gli altri parametri costanti, quindi umidità e pressione, se volete altitudine, parlando di aeroplani, rimangono costanti. Ok, intanto la regia qua mi dice se rimaniamo collegati o no, perché siamo qua nel laboratorio e non vorrei che perdessimo la connessione nel caso passiamo a una connessione telefonica. In questa camera a questo momento ci sono delle sonde che sono simili a quelle che vedete vicino alla valvola, quindi dei dispositivi di prova, di misura dell'altezza del combustibile che devono dimostrare di funzionare anche quando vengono portati nello specifico a 86 gradi. È 85 il limite di storage, generalmente si setta qualcosina di più per riuscire a rimanere, a essere sicuri che la temperatura non scenda mai rispetto al limite che deve essere garantito, quindi se il test prevede una funzione di storage a 85 gradi, tendenzialmente bisogna essere sicuri che per effetto delle fluttuazioni dell'ambiente, piuttosto che le regolazioni della camera, non si scenda mai sotto gli 85, per cui si imposta leggermente di più. Alle mie spalle, adesso mi sposto così lo vedete regolarmente, in fondo, dietro al vetro, purtroppo non possiamo portare la telecamera di là per ragioni di interferenza, vedete quello che è invece il banco vibrante. Poi vedremo anche se riusciamo un filmato su che cos'è un banco vibrante. Il banco vibrante non è nient'altro che, alla fine, detto molto semplificando le cose, un grosso elettromagnete che muove una testa mobile su cui vengono posizionati gli equipaggiamenti e vengono agli equipaggiamenti viene imposta un movimento con una certa frequenza che serve a rappresentare un pochettino quello che, essendo montati su un elicottero o essendo montati su un aeroplano, incontreranno durante tutta la vita di volo. In pratica facciamo fare agli equipaggiamenti, compreso la valvola che vedete, anche questo l'ha fatta, tutta la vita a fatica e tutta la vita operativa, quindi quella che si chiama da una parte operation e dall'altra parte endurance, tutta la vita del velivolo in 5 ore. Come si fa a fare tutta la vita del velivolo, che sono magari 20 anni in 5 ore? Si aumentano molto i livelli di spostamento e di vibrazione. Quindi quella che è la normale vibrazione che normalmente sarebbe registrata da un accelerometro sull'aeroplano viene aumentata di livello, viene creato uno spettro di frequenze e di ampiezze di spostamento, di modo che l'energia che sta sottesa a questo grafico sia registrata e controllata, e poi lo si fa andare per 5 ore. I risultati sono, beh, chiaro che non deve perdere pezzi e che soprattutto alla fine dell'operazione l'equipaggiamento deve ancora funzionare. Quindi, diciamo, ci troviamo in un ambiente tipicamente operativo. Dietro Luca vedete un dispositivo un po' strano, poi ve lo faccio vedere un po' meglio magari se riesco, che è un dispositivo per stabilire attraverso una reazione chimica se all'interno del combustibile c'è o non c'è acqua, quanta acqua c'è. Lo si fa perché in una cella climatica proprio di fianco al muro dove siamo, ma anche lì non so se riusciamo ad andare per questioni proprio di rete e di connessione, c'è una cella climatica invece che è un metro cubo dove possiamo mettere dentro equipaggiamenti un po' più grandi e dove facciamo circolare all'interno delle pompe o delle valvole fluido contaminato dall'acqua, in particolare combustibile contaminato dall'acqua. Non è il caso di questa valvola, perché questa è una valvola pensata per un'applicazione fumogena, ma valvole simili hanno subito lo stesso trattamento. Cosa si fa? Si aumenta la percentuale di acqua volutamente nel combustibile fino a quasi 100 parti per milione, cose di questo tipo, quindi non tantissima, e poi si porta il combustibile a temperature basse, magari 0, meno 11,
e la minima temperatura che l'aeroplano incontra durante la sua vita operativa, che può essere un meno 40, meno 41 tipicamente, a meno 47 il combustibile ha diritto di diventare già dentifricio, quindi non si va mai più in basso di così, a meno di condizioni molto particolari. A queste condizioni chiaramente il combustibile diventa più denso, ma l'acqua gela, e soprattutto a meno 11, per quello che si usa il meno 11, incomincia a fare in modo che le particelle di ghiaccio che ci sono all'interno del che sono sospese all'interno del combustibile tendono a raggrupparsi, ad accrescersi e a fare quella che in inglese si chiama accretion, cioè quindi si raggruppano e fanno dei blocchi di ghiaccio che possono danneggiare l'impianto, perché possono fisicamente bloccare il passaggio del combustibile che va al motore. Ecco, in questi casi noi condizioniamo una quantità di combustibile a queste temperature, con questa percentuale d'acqua la abbassiamo di temperatura e poi la facciamo passare attraverso le pompe, le valvole e tutti gli equipaggiamenti dell'impianto, per dimostrare che la condizione in cui è stato condizionato il combustibile delle 100 parti per milione d'acqua è effettivamente quella che volevamo. Si usa una reazione chimica, viene eseguita un'operazione per cui l'acqua si lega a delle sostanze reagenti, e mentre il combustibile no, e quindi si va a verificare effettivamente che è stato fatto un test con i parametri corretti. Anticipo uno degli argomenti di questa lezione, che adesso incominciamo a vedere nelle slide. Ovviamente, tutte le volte, ovviamente è una parola grossa, come pensabile, tutte le volte che viene eseguito un test, non solo dobbiamo seguire una procedura, ma dobbiamo anche dimostrare che tutte le grandezze che devono essere verificate durante il test siano effettivamente state raggiunte. E per quello che vi dicevo che nella cella climatica qua, se il test dice rimani a 85 gradi storage, che è la tipica temperatura a cui l'equipaggiamento non deve funzionare, ma deve essere trasportato fino a 85 gradi, e lo stesso vale per il meno 55, e questa cella può andare anche a meno 60, in queste condizioni si imposta una temperatura leggermente più alta, se facessimo il meno 55 leggermente più bassa, per essere sicuri che la temperatura richiesta e di esposizione dell'equipaggiamento è raggiunta. Quindi, lasciando la prima slide e passando alla seconda slide, che è il solito riassunto di dove siamo, dove eravamo, dove stiamo e dove andremo, nel nostro percorso di progetto, dai requisiti velivoli, ai requisiti di sistema, ai requisiti di equipaggiamento, siamo arrivati a progettare la valvola, abbiamo visto più o meno come. Iniziamo adesso il ramo di risalita parlando di quella che in inglese, e non ha una traduzione immediata in italiano purtroppo, e ancora una volta, quella che si chiama verification e validation, cioè la parte in cui andiamo a fare che cosa. Ho cercato di spiegarlo, anzi sono andato a cercare delle definizioni in letteratura. Che cosa sono verification e validation? Se andiamo a prendere un documento emesso dal Project Management Institute americano, che è un po' il papà di tutti gli istituti che hanno studiato l'aspetto di project management, vedete lì ve lo scritte esattamente come lo trovate, che cos'è la validation e che cos'è la verification. La validation è dichiarata come la possibilità di assicurare che un prodotto, un servizio, un sistema, io ci aggiungo tra parentesi anche un software, incontra le esigenze del cliente e degli stakeholders, quindi di tutti gli altri che sono interessati a quel prodotto. E come vedete spesso la validazione riguarda gli aspetti col cliente. Mentre la verifica, la verification, anche se detta in italiano verifica non suona mica tanto, è la valutazione se il prodotto, il servizio, il sistema risponde ai requisiti, ai regolamenti, alle specifiche, ancora una volta, specifiche del cliente o le condizioni che sono state imposte dal cliente. Ed è tipicamente un processo interno di chi sviluppa l'equipaggiamento. Quindi, se potessimo tirare una primissima conclusione, ma vi avviso, non è tutto così facile purtroppo nel mondo aeronautico, perché le norme sono tante e oltretutto queste non sono nemmeno norme utilizzate da tutta l'aeronautica, ma sono tipicamente industriali, però potremmo dire che la validazione è la parte finale del processo di dimostrazione e coinvolge l'uso sull'aeroplano. La verifica invece è quello che viene fatto qua in secondo Mona,
o dal sistemista che integra il sistema prima di andare dal cliente. Questa denominazione, visto che ci sono, so che ci sono molti elettronici ed elettromeccanici collegati, è quella che è stata adottata anche dall'Istituto degli Ingegneri Elettronici e Elettrici, quella che si chiama IEEE, IEEE. Questa è una delle definizioni di verificazione validata un po' più utilizzata. Però specificamente per il software, ed è per quello che volevo dire, però poi quanto cose che avviene troppo le nostre, alcune volte è giusto. Germano, scusa, ti sentiamo lontano. Ok, provo a essere un po' più vicino. Mi sentite adesso? Sì, sì. Sentiamo. Ok. Stavo dicendo, quello che è la validation, la verification nell'ambito software, lo vedete lì in una regola, ancora una volta, dell'Istituto elettrico degli ingegneri elettrici ed elettronici, la STD 610, dice che la verifica è il processo per cui si va a valutare che il software definisce se il prodotto in una determinata parte dello sviluppo soddisfa le condizioni imposte all'inizio della fase. Mentre la validation è quello che alla fine dello sviluppo il software specifica, il software incontra quelle che erano i requisiti originali. Come vedete, già in queste due interpretazioni c'è una leggera differenza. Se andassimo a prendere dei riferimenti specifici nel settore aerospaziale, come quelli che vi ho citato sotto solo per riferimento, la ARP è legata allo sviluppo dei componenti complessi. La DO 178 è un documento che si occupa di sviluppo software. La DO 254 si occupa di sviluppo dell'hardware complesso volabile. Anche lì trovate piccole differenze di definizione. Quando tipicamente trovo più definizioni, vado a cercare se l'MIT, quindi il Massachusetts Institute of Technology, ha emesso qualcosa, qualche documento per dire di che cosa si tratta. E sostanzialmente il MIT, in una presentazione sul System Engineering, dice che la verifica si fa durante lo sviluppo, si guarda se i requisiti sono ottenuti, si fa in laboratorio ed è a componente. La validazione si fa dopo o durante o dopo l'integrazione, è in un ambiente reale, quindi detto tra noi, sull'aeroplano o sull'elicottero, e si va a vedere se gli stakeholder, quindi detta brutalmente quelli che finanziano lo sviluppo, i loro requisiti sono raggiunti. Ed è una cosa fatta a sistema complessivo. In soldoni, e riducendo molto la discussione, vi cito due affermazioni che sono fatte da un ingegnere di sviluppatore software piuttosto famoso, che è Barry Boehm, che ha, con un gioco di parole, che è quello che vedete scritto in rosso, ha sostanzialmente chiarito ancora meglio la questione. E queste spesso le trovate parlando tipicamente di software, ma anche parlando di sviluppi industriali. Sostanzialmente la verifica risponde alla domanda: are we building the product right? Mentre la validation: are we building the right product? La differenza è solo nella posizione delle parole, ed è anche per quello che non riesco a tradurvela in una maniera italiana corretta, ma la prima sostanzialmente dice che, data una certa definizione, dato un certo progetto, quel progetto è stato eseguito correttamente quando è stato costruito l'equipaggiamento, mentre il secondo, are we building the right product, dice tutto ciò che abbiamo progettato effettivamente risponde a quello che voleva il cliente. Cioè, come dire, la verifica dice, se va a vedere se il progetto raggiunge gli scopi del progettista. La validazione va a vedere se il progetto raggiunge gli scopi del cliente finale. È un'affermazione abbastanza drastica e che non mi sentirei di vendere in televisione, ma che vi dà un pochettino l'idea del perché ci sono questi due livelli diversi di attività. Detto questo, non ci torneremo più. Per noi che facciamo componenti aeronautici, tutto questo va a concretizzarsi, diciamo così, in quello che è il processo di qualifica. Il processo di qualifica, se vedete questa freccia a più stadi, l'avevamo già vista in una puntata precedente, in varie puntate precedenti, siamo partiti dai requisiti,
quindi da quello che il cliente voleva, prima ancora di accettare il lavoro abbiamo fatto la prima verifica se tutti i requisiti erano era possibile soddisfare tutti i requisiti con una compliance matrix, ad ogni requisito del cliente abbiamo detto sì possiamo farlo, no non possiamo farlo, se ci hanno dato il lavoro perché abbiamo detto sì praticamente a tutto, sostanzialmente perché abbiamo trovato la soluzione a tutto. Dopo questa attività che ci ha guidato, perché la compliance matrix viene aggiornata un po' di volte, si va a quello che è, né in aeronautica per noi equipaggiatori, il processo di verifica e validazione che si chiama qualifica, o in inglese qualification, per cui si scrive un qualification program plan. In sostanza si prende ciascuno dei requisiti a cui noi abbiamo detto che siamo compliant, di cui noi abbiamo detto che li soddisfiamo, e nel qualification program plan, che non è nient'altro che un'altra colonna nella tabella, diciamo come vogliamo dimostrare che quel requisito l'abbiamo soddisfatto. Quando li avremo soddisfatti tutti, emetteremo l'ultimo documento di questo percorso che si chiama Declaration of Design and Performance, il tipico documento che il sottoscritto come responsabile tecnico deve poi firmare alla fine dello sviluppo, per dire al cliente che i requisiti sono stati presi in carico, ciascun requisito è stato considerato, per dirla nella maniera del software, è stato validato e poi è stato dimostrato con quello che è il piano di qualifica e quindi i test che vengono eseguiti o le analisi teoriche piuttosto che le similarità con qualcos'altro che dimostrano che ciascuno dei requisiti è stato soddisfatto. Alla fine, sostanzialmente, la Declaration of Design and Performance è l'ennesima e ultima colonna di questa tabella dove nella prima colonna ci sono i requisiti, nella seconda c'è la dichiarazione di compliance, nella terza c'è la dove si è dimostrata questa compliance e nella quarta c'è la firmetta del responsabile tecnico dei suoi delegati che dicono che effettivamente quel lavoro è stato fatto. Non è che si inventa come fare un processo di qualifica, quello che è utilizzato sono dei documenti standard, lì vi ho messo i tre fondamentali, quelli dove c'è scritto riferimenti, quindi un documento di una società inglese che si chiama RTCA, che ha scritto il 160G, che è un po' la specie di Bibbia di tutti quelli che devono fare una qualifica, e c'è il suo equivalente militare in ambito ambientale, che è la 1710, che in realtà nasce molto prima del 160, e l'equivalente del 160 per gli aspetti di compatibilità elettromagnetica ed elettrica è la 1.7D461. Le 2.000 sono documenti americani emessi al tempo dal Dipartimento della Difesa americano o dagli enti comunque americani preposti alla normazione dell'attività qualifica dei componenti militari, che fossero aeroplani o che non fossero aeroplani. Specificamente queste 2000 sono tipiche dell'ambiente aeronautico, ma in realtà trovate anche dei computer qualificati a 1.7D810. La prima invece è una norma prettamente civile nata in Europa, che però ormai è diventata, diciamo, il parametro di riferimento per tutte le qualifiche che sono eseguite al giorno d'oggi, a volte anche per aeroplani militari. Anche se il D860 è tipicamente una norma civile, viene utilizzata spesso anche dai velivolisti militari per stabilire quali sono i criteri per fare i test. Quindi abbiamo detto che dobbiamo dimostrare che tutti i requisiti del cliente a cui noi abbiamo dichiarato di essere compliant devono essere soddisfatti. Che modi abbiamo? Che mezzi ci sono per poterlo fare? Lo vedete scritto in basso a sinistra, dove c'è scritto MOC, Means of Compliance, metodi con cui dimostriamo il soddisfacimento dei requisiti. Può essere design. Tipicamente, quando nella specifica del cliente c'è scritto la valvola deve avere un'uscita secondo uno standard civile o militare, in questo caso, tanto per dirvi una roba, questi standard della valvola si chiamano Vigoflex, standard ormai abbastanza superati, ma la valvola è quasi vecchia come me, quindi quando il cliente vi dice la valvola deve essere disegnata con questo, deve essere progettata avendo un'uscita con questo standard, non è che dovete fare una dimostrazione particolare, semplicemente
si dichiara che nei documenti che vengono forniti al cliente, quella è l'uscita che è stata, la porta di uscita, la porta d'ingresso che è stata realizzata. E per dimostrare questa cosa si dice design, ma di fatto si trasmettono al cliente i documenti. Poi ci sono i metodi di similarità. Immaginiamo che questa valvola abbia una cugina o una zia, forse, una valvola che è stata, da cui questa è stata derivata, che ha già fatto il test in cella climatica di storage a 85 gradi. Se i componenti sono gli stessi, i materiali sono gli stessi, il metodo con cui è distribuito il materiale nella valvola è lo stesso, gli avvolgimenti, il connettore, eccetera, sono molto simili, si può dire che non facciamo il test a 85 gradi. Perché? Perché la similarità con un equipaggiamento che ha già passato quel test soddisfa il requisito. È ovvio che dobbiamo dichiarare al nostro cliente che il requisito è stato soddisfatto su una valvola simile e dimostrare la similarità. Per certe cose, giusto per dirvi come va il mondo, si preferisce addirittura fare il test per non smettersi a discutere troppo di similarità col cliente finale. Perché magari dall'altra parte si trova un tecnico che vuole evidenze di similarità maggiori rispetto a quelle che si riesce a dare o che si può dare perché certi prodotti sono stati fatti e coperti da una serie di accordi di non diffusione con un cliente piuttosto che un altro, e tante volte si fa il test. Un requisito può essere invece soddisfatto per analisi. Abbiamo quasi finito, poi manca solo il test. E dopo iniziamo la parte divertente. Come fa un requisito a essere soddisfatto per analisi? Immaginate un requisito che vi dica che il faro di passaggio che sostiene la vite deve resistere a un carico laterale trasmesso dalla vite stessa di 500 newton, 50 kg forza. Si può, certo, fare un test per cui si inserisce una vite, si tira la valvola con 500 newton di forza e si dimostra che non si rompe. Oppure si può fare un'analisi, un calcolo matematico, oppure un calcolo elementi finiti col computer per far vedere che questa zona, che è quella che si potrebbe rompere, in realtà sotto quel carico non raggiunge livelli di stress tali per cui si può rompere. E quindi si dimostra, per esempio, che siamo molto al di sotto, con margini magari 2, margine 3, margine 4, rispetto al carico di snervamento del materiale. Snervamento per gli allumini è il carico in cui l'alluminio si deforma, ma si deforma mantenendo poi permanentemente la deformazione. Dopo lo snervamento c'è la rottura, un po' più in alto, ma non vogliamo mai arrivare a quel punto. L'ultimo metodo, che è poi la ragione per cui oggi siamo qua in questo laboratorio, che è uno dei laboratori della Secondo Mona per fare i test, è semplicemente eseguire esattamente il test secondo la procedura. Ed ecco perché dobbiamo prendere dei riferimenti precisi per le procedure e dobbiamo anche cercare di capire il perché vogliamo rifare in laboratorio un certo test. Quindi, alla domanda perché qualificare, perché io devo dimostrare questa cosa, perché devo fare un test? Beh, credo che risponda abbastanza bene la foto che vedete nel fondo di questa diapositiva. Quello è un aeroplano vero, con su delle persone, nello specifico è un Boeing 777, è una delle macchine abbastanza moderne, sta per uscire una macchina leggermente più moderna che si chiama 777X, che ha dei motori ancora più efficienti e c'ha ancora un'ala con un profilo ancora più efficiente, ma diciamo che il 777 è una delle macchine belle su cui volare, è una macchina spesso usata nei voli intercontinentali, vedete che ha due motori, ma è in grado di fare un volo intercontinentale da Mosca fino a Los Angeles o di questa estensione, di questo range, con un motore solo, è stato dimostrato fisicamente facendo un volo con un motore solo. Questo è un aeroplano che potremmo prendere tranquillamente noi, e guardate cosa succede quando volate. Succede che l'aeroplano, che è una massa metallica e ha questa sfortuna ogni tanto di volare in mezzo alle nuvole, se le nuvole sono cariche di elettricità, perché per effetto di movimenti dell'aria si sono caricate elettrostaticamente, possono scaricare questa elettricità non sugli alberi per terra,
ma sulla prima massa metallica che passa all'interno della nuvola, che guarda caso è l'aeroplano. Vedete, in questo caso non ho potuto portarvi il filmato, ma perché non riesco a proiettarlo in maniera corretta, ma il fulmine raggiunge l'aeroplano sulla punta, cioè proprio sul muso dell'aeroplano, scorre lungo la superficie, perché la superficie è metallica, e poi esce e va a scaricarsi verso terra, poi il fulmine va verso terra, uscendo dall'estremità alare, dove ci sono proprio delle piccole antenne, se mi passate questo termine, anche se piuttosto improprio, che servono esattamente per scaricare l'elettricità statica e fare da dissipatore dell'elettricità statica, e quindi da lì esce questa energia, stiamo parlando di centinaia di migliaia di ampere, da un punto di vista elettrico, che scorrono sulla superficie dell'aeroplano e che vanno a scaricarsi poi verso terra. Noi dobbiamo essere sicuri, dobbiamo dimostrare che in questa condizione, questa attività la fa il velivolista, chiaramente non la facciamo noi come equipaggiatori, ma il velivolista dimostra che se un aeroplano viene colpito da un fulmine, all'interno non è che si alzano tutti i capelli delle signore che poi si arrabbiano come delle bestie, oppure, ancor peggio, non funziona qualcosa. Ma l'aeroplano è in grado di resistere, per esempio, ad un fulmine. Allo stesso modo si fanno test per dimostrare che l'aeroplano è in grado di resistere al freddo, resistere al caldo, resistere alla pioggia. Non è bello se un aeroplano sorrugginisce. E via dicendo. E lo si fa rifacendo il test in laboratorio. Lo vedete nella diapositiva in basso a destra. In laboratorio, fisicamente, si fanno dei modellini dell'aeroplano, modellini mica tanto, perché magari quello è lungo 4-5 metri, e si fa il modellino dell'aeroplano e fisicamente si scarica addosso all'aeroplano l'energia di un fulmine, scaricando batterie infinite di condensatori e poi facendole scaricare istantaneamente sull'aeroplano. Quindi si fanno dei test di, in italiano si dice fulminazione, ma è un po' brutto, in inglese si chiama lightning, proprio dal nome del fulmine, e si dimostra quindi che l'aeroplano non subisce alcun danneggiamento per effetto della presenza del fulmine. Così lo si fa per tutte le altre sostanziali requisiti che possono essere incontrati nella vita del velivolo. Su scala leggermente più piccola, ma fino a un certo punto, perché noi facciamo le prove di lightning anche sul, non in secondo mondo, andiamo su laboratori esterni, ma facciamo queste prove anche su equipaggiamenti nostri, equipaggiamenti che sono sulla pelle del velivolo, come ad esempio delle valvole di scarico del combustibile piuttosto che di drenaggio del combustibile, cioè quelle che vengono aperte per far uscire l'acqua che si accumula sul fondo del serbatoio, piuttosto che le valvole di ventilazione che sono sull'esterno del velivolo, vengono fisicamente testate con un'energia equivalente a quella di un fulmine che viene scaricata esattamente come nel test che vedete in basso a destra. Ora, come ci si inventa tutte queste procedure di test? E soprattutto, quali sono i requisiti che vengono di solito richiesti a un fornitore per la parte di qualifica? L'altra volta, nelle volte scorse, abbiamo visto quali sono i requisiti di prestazione. Abbiamo detto, questa valvola deve far passare una certa portata di liquido fumogeno quando una linea d'aria a 30... abbiamo imparato anche la parola PSI, quindi pound per square inch, quindi libre per pollice quadro, azionano fisicamente la valvola. Questi sono requisiti prestazionali. Ma i requisiti di qualifica, chi ce li dà? I requisiti di qualifica, chi ce li dà? Ce li dà un documento che è quello che vi ho citato prima, che è il BO160. Qui vedete la tavola dei contenuti del DO160 con tutte le sue varie sezioni. E qui vedete tutti quelli che sono i test che tipicamente vengono chiesti per dimostrazione, per similarità o per analisi o per test, a questi non si risponde per design quasi mai, e che sono applicabili anche tipicamente alla nostra valvola o una valvola molto simile. Quindi le sezioni del DO160, la table of contents, questo è l'indice di fatto, ci dice
dice quali sono i test. Vi ho messo in piccolo i primi tre, perché tanto sono solo in conduzione, ma da questo fatto vediamo tutta una serie di test che devono essere fatti da l'operatore. Ermanno, ti sentiamo lontano. Rimetto vicino il microfono, scusate. Adesso mi sentite? Non molto bene, non so se è un mio problema. Barbara, tu lo senti bene? No, ancora un po' lontano. Prova a alzare la voce allora. Ti sentiamo benissimo. Ok, tendo il microfono davanti come le annunciatrici di una volta e provo a parlare un po' più forte, scusate, ma siamo in un posto dove la contaminazione elettromagnetica è disperata. Se questi test che vedete qui sono i test che, vi dicevo, devono essere eseguiti da chi, dall'azienda che progetta la valvola e che deve dimostrare la rispondenza della valvola o dell'equipaggiamento o del sistema a tutti questi requisiti. Ciascuna di queste sezioni, la sezione 4 o la sezione 5 per esempio, hanno poi tanti sottolivelli a seconda della tipologia di aeroplano. Tipicamente la sezione 4, che è una delle cose che si possono fare in questa cella che vedete di fianco a me, temperatura e altitudine, la parte di temperatura, l'altitudine no, l'altitudine bisogna andare in un'altra cella in secondo. Però la temperatura, a seconda del fatto che stiamo parlando di un elicottero, può avere determinate escursioni, determinati valori. Se stiamo parlando di un aeroplano civile da trasporto passeggeri, ha altre escursioni. Se stiamo parlando di un aeroplano militare da addestramento piuttosto che da combattimento, ha altri livelli ancora di escursione e soprattutto nella sezione 5 di variazione della temperatura. Cosa significa temperature variation? Provate a pensare. La velocità di salita di un aeroplano civile, il 777 di cui parlavamo prima, per cui l'aeroplano in realtà può salire molto più veloce di come sale, ma non è bello se tutti i passeggeri a bordo stanno male, e quindi sale con un ratio di salita che è tendenzialmente piuttosto tranquillo. Anche comunque al massimo della sua capacità del ratio di salita, la variazione di pressione, la variazione di temperatura, non solo così drammatiche come invece sono quelle di un caccia. Ad esempio, si parlava prima di questa riunione dell'F-15. L'F-15 è un aeroplano per cui i motori sono in grado di dare una spinta pari al peso del velivolo al decollo, per cui si mette in verticale e sale in verticale e arriva a cambiare di temperatura e a cambiare di pressione ambiente in pochissimi secondi. Quindi arriva a 11.000-12.000 metri, a 45.000-50.000 piedi di altezza, anche in questo caso purtroppo spesso si usano le misure anglosassoni, è chiaro che la temperature variation piuttosto che l'altitude di questa macchina è diversa dalle altre. Anche qui, humidity è un test che facciamo nella cella qua vicino, è un test piuttosto lungo, è un test che presuppone l'esposizione ad alta temperatura dell'equipaggiamento in un ambiente molto umido, quindi in cui nell'aria c'è tanta umidità. Se a qualcuno di voi è capitato di andare o di volare, che ne so, Indonesia, Singapore, l'India, spesso scendete dall'aeroplano e immediatamente aperta la porta siete sudati, proprio per la variazione di condizione tra l'interno e l'esterno, per cui avviene quasi fisicamente una condensazione immediata, perché voi uscite a una certa temperatura, entrate, quando uscite dalla porta e andate sulla scaletta, siete in un ambiente con una temperatura completamente diversa e in un'area molto umida. E vedete che effettivamente c'è questo effetto di condensazione immediata, per cui vi sentite immediatamente sudati. Un test di umidità viene fatto per verificare, per esempio, che l'equipaggiamento non arrugginisca, e quindi l'altra volta vi ho detto, anche gli allumini, anche le leghe leggere a base di alluminio arrugginiscono. E come se arrugginiscono? E lo fanno in contatto con l'acqua. Non lo fanno come il ferro, ma lo fanno, ci mettono solo un filino un po' più di tempo, ma arrugginiscono anche le leghe d'alluminio. Qualcuno di noi ha le finestre d'alluminio a casa e non nota il problema, perché il processo è molto lento, perché spesso comunque ci sono dei processi di ossidazione superficiale. Ma se fosse alluminio puro, arrugginisce purtroppo anche quello. In realtà arrugginiscono anche gli acciai inossidabili, solo che ci mettono parecchio più tempo. E tendenzialmente gli acciai inossidabili hanno la tendenza
tendenza a creare quasi naturalmente uno stato di ossido superficiale che poi rende la crescita della ruggine, che non è nient'altro che un fenomeno di ossidazione, molto più lenta e non gli consente la propagazione. Ma superficialmente acciai, anche inossidabili, possono dare dei segni di ossidazione, quindi di ruggine sostanzialmente. Abbiamo visto i primi tre test sostanziali ambientali, temperatura, temperatura variation, umidità. Poi nascono, poi ci sono due test tipicamente meccanici, che quelli che facciamo nel banco. I test di vibrazione. Vorrei vedere se riesco, scusate, volevo vedere se riesco a farvi vedere che cos'è un test di vibrazione condividendo un video, se lo trovo. E temo che si sia chiuso. Aspettate, vi chiedo un secondo di pazienza. Un attimo solo che sta arrivando il video. Sì, sì, sì. Lo voglio fare, lo condivido. Abbiate ancora un attimo di pazienza. Vediamo, eccolo qua, se si vede, rifacciamo partire il video. Questo non è nient'altro che, prima che lo faccia partire, si tratta di un tubo. Vedete quella specie di bisciola in mezzo all'attrezzatura meccanica montato sulla testa del banco vibrante. Anche un tubo, proprio nel senso non si vibrano addirittura i tubi. Questo viene, dovreste vedere in questo momento l'effetto della vibrazione, viene sollecitato vibrando, lo mandiamo in loop così mentre parliamo, viene sollecitato vibrando portandolo, come vi dicevo all'inizio, a sopportare tutta la vita di vibrazione del velivolo. Magari va avanti a vibrare 5 ore in questa condizione. E va avanti a vibrare 5 ore in questa condizione, esattamente, vedete lì dietro le mie spalle, quindi adesso non lo vedete perché sto condividendo lo schermo, smetto di condividere questa cosa, e ritorniamo. Ritorniamo a vedere la nostra. Vi stavo dicendo, se guardiamo nel banco che vedete alle mie spalle, che adesso ha la testa ribaltata in orizzontale per muovere una slitta, anziché lavorare in verticale, è stato fatto per muoversi in orizzontale. Lo vedete, provo a indicarvi, qui vedete la testa, proprio la testa che genera il movimento, e poi più avanti vedete la slitta che si muove senza quasi attrito, per poter generare il moto. Ecco, queste attività di vibrazione si eseguono, come vi dicevo, in uno spettro di frequenze piuttosto ampio, tipicamente da 5 Hz, quindi 5 volte al secondo, fino a 2000 Hz, ma adesso ogni tanto ci sono i clienti che ci chiedono anche il 2 Hz fino ai 3000 Hz, e non sempre possono essere eseguiti sul nostro banco, ha una certa, e questa sollecitazione in queste frequenze viene accoppiato a un certo spostamento verticale, che naturalmente è piuttosto ampio alle basse frequenze ed è piuttosto piccolo alle alte frequenze, perché sennò l'energia che sarebbe necessaria sarebbe infinita, ma si genera, infinita per modo di dire, non è vero, sarebbe solo tanta, ma si genera quindi uno spettro di vibrazione che può avere degli andamenti randomici tipicamente, quindi con una sovrapposizione di picchi che sono legati alle sollecitazioni del velivolo. Vi faccio un esempio: un elicottero che sta volando ha dei picchi di vibrazione delle sollecitazioni a certe frequenze specifiche che corrispondono alla frequenza di rotazione del rotore o al passaggio delle pale, per esempio, e via dicendo. Piuttosto che invece viene
la frequenza viene swippata, si dice, si passa dalle frequenze basse alle frequenze alte, seguendo con dei picchi che seguono degli andamenti, con una sollecitazione in ampiezza e quindi in G, che segue dei profili sinusoidali. Quindi si possono, intanto vedete uno dei colleghi che sta per recuperare delle parti, perché vi dicevo, siamo in un laboratorio, in questo senso. Ricondivido la presentazione. E la metto pubblica. Stavamo dicendo quindi la vibrazione e gli operational shock. Mentre la vibrazione va a dimostrare sostanzialmente la capacità dell'equipaggiamento a resistere nel tempo all'esposizione a livelli relativamente bassi di vibrazione, gli operational shock e la cosiddetta shock di crash safety sono le sollecitazioni che vengono imposte all'equipaggiamento quando l'aeroplano, ad esempio, spancia perché il carrello non si è aperto, piuttosto che per effetto di grossi vuoti d'aria, piuttosto che di operazioni, manovre molto spinte da un punto di vista militare che portano ad avere tanti G applicati all'equipaggiamento. Quindi la sollecitazione, l'accelerazione a cui viene assoggettato l'equipaggiamento magari sale a 7, 8, 10 G, piuttosto che l'aeroplano magari tira 8 G in manovra. Quindi l'aeroplano effettivamente vede in alcuni punti della sua struttura un carico inerziale che corrisponde a 8 volte la forza che invece abbiamo a riposo a terra, che è quella che è G, che è l'accelerazione di gravità. La crash safety, la spanciata, tipicamente sono 20 G. Sono 20 G per un lasso di tempo abbastanza piccolo, non mi ricordo male, sono 5 millisecondi o 15 millisecondi. Poi ci sono dei test magari di accelerazione prolungata che non hanno molto senso fisico, perché uno che accelera 20 G per 30 secondi raggiunge delle velocità che non sono mica tanto fisiche, ma sono semplicemente dei test fatti a un livello particolarmente alto e anche, come dicevo, poco fisico, semplicemente per dimostrare la resistenza dell'equipaggiamento. Tipicamente quando volete sollecitare un equipaggiamento a 10 G per 40 secondi o 50 secondi, lo si mette su una centrifuga, lo si mette su una slitta, lo si vedeva forse nei film di James Bond, lo si vedeva forse in qualche film con Tom Cruise, Mission Impossible, queste cose, dove si rimaneva bloccati su una centrifuga e quindi si veniva sottoposti a un'accelerazione di gravità a un fattore G molto alto, tipo lo fanno ad esempio i piloti che alcuni piloti militari, piuttosto che gli astronauti, vengono assoggettati su una centrifuga a magari a 2 o 3 o 4 G per dei lassi di tempi abbastanza alti. Gli equipaggiamenti spesso vedono magari 20 G in questo senso. Quindi 7-8, le sezioni 7-8 del DO, nessuno vi interrogherà, nessuno vi chiederà di ricordarle la memoria, ma solo per darvi un'idea, vanno a vedere alcuni aspetti meccanici. La sezione 9 parla di capacità di gestire un'esplosione, explosion proofness. Non tanto nel senso che l'equipaggiamento deve essere in grado di resistere se vicino esplode qualcosa, ma nel senso in cui l'equipaggiamento non deve generare esplosioni all'interno dell'area dove è montato. Voi immaginate, i nostri equipaggiamenti tipicamente lavorano nel combustibile o vengono a contatto comunque, anche per la valvola fumogena, con dei liquidi che sono potenzialmente in alcune condizioni infiammabili, e dobbiamo essere sicuri che non generano nessuna condizione per la quale si può far esplodere l'ambiente circostante, in particolare i vapori. Ricordate, in questo caso non esplodono i liquidi, quindi se generate una scintilla nel combustibile, sotto battente, non esplode niente. Se lo fate fuori nel vapore, potrebbe esplodere tutto. Non fate, per la serie, non fatelo a casa, non ripetetelo a casa, questa comunque è la situazione. In realtà, poi, la sezione 9, explosion proofness, è valida un po' per tanti equipaggiamenti e non è specifica degli impianti combustibili. Per gli impianti combustibili, per i componenti combustibili, c'è poi una
una linea guida civile emessa da enti americani, un advisory circular, che dà delle misure ancora più restrittive. Per cui non solo dovete rispettare la sezione 9 del DO 160, ma se sviluppate una pompa piuttosto che una valvola, piuttosto che una sonda di misura, come vedete qua in alto, queste sono sonde di misura di un'ala, che deve stare nel vapore di combustibile o a bagno nel combustibile, bisogna soddisfare, oltre alla sezione 9, anche questa advisory circular, che mi sembra sia la C25.981.41D, giusto per far vedere che avevo preparato la lezione. Sezioni 10 e 11. Ancora, capacità di resistere all'ambiente. Waterproofness, cosa c'è di diverso dall'umidity? Che nell'umidità l'acqua è disciolta e sospesa in piccole gocce in aria. Con la waterproofness, fisicamente rovesciate una caraffa d'acqua, o quasi, in testa all'equipaggiamento. Sono tipicamente quegli equipaggiamenti che ne so che sono montati all'esterno del velivolo e il velivolo vengono lavati. A volte, non sto dicendo con la canna dell'acqua perché sarebbe offensivo, ma vengono lavati con dei getti d'acqua, anche l'idropolitrice che uso io per lavare la macchina non è quella giusta, però diciamo, esiste la possibilità che durante le pulizie del velivolo l'equipaggiamento venga in contatto con grandi quantità d'acqua. E mica tutti, questa non è una valvola, per esempio, che può funzionare se viene immersa in acqua. Funziona un pochettino, ma dopo un po' il trafilamento di acqua potrebbe generare dei cortocircuiti all'interno del solenoide. Esistono delle valvole che invece sono nate per essere waterproof, quindi che fisicamente stanno sotto l'acqua. Tipicamente le valvole dei sistemi di distribuzione dell'acqua sul velivolo. L'altra volta avevo fatto la battuta delle toilette del velivolo che se non funzionano. Ecco, l'acqua che viene usata nelle toilette dei velivoli deve essere comunque gestita. Ci sono delle valvole che aprono e chiudono il passaggio che consentono il rifornimento, lo svuotamento dei serbatoi d'acqua e queste sono a contatto con l'acqua. Quindi le si fanno di materiali diversi e con guarnizioni diverse. Fluid susceptibility, apriamo un dibattito che chiudiamo quasi subito perché non mi interessa, ma è solo per dirvi. Sono tutti i fluidi con cui può venire a contatto il vostro equipaggiamento. Ipotizzando anche solo per noi, equipaggiamenti nel combustibile possono venire a contatto, per esempio, con sostanze che vengono utilizzate nel combustibile per non fare crescere il ghiaccio, per non far aggregare il ghiaccio dell'acqua disciolta. Tipicamente sono i cosiddetti composti anti-ice. Nel combustibile, per esempio, ma in molte delle baie del motore, vengono sfruttati dei, e non, in realtà sembra che faccia ridere, ma non è vero, dei composti fungicidi che non fanno crescere i funghi. Tra l'altro vedete anche, c'è la sezione 11 e la sezione 13 che è la fungus resistance. Purtroppo, immaginate, ci sono delle baie del velivolo che non sono ispezionate, non sono aperte, pezzi della struttura, magari piccole zone tra le ordinate, le centine del cassone alare, che una volta chiodate, una volta chiuse, sono chiuse. Dentro lì, se si forma un'umidità, se si trova un substrato fertile, tipo dei componenti organici, ad esempio una guarnizione di gomma organica, non di gomma sintetica, ma di gomma organica. Nei serbatoi, addirittura per effetto del movimento del combustibile e per la contaminazione del combustibile, spesso si trovano crescite di alcune spore, che non sono nient'altro che funghi, Aspergillus niger è uno dei test che si fanno. Bisogna dimostrare con la sezione 13 che il vostro equipaggiamento non faccia crescere i funghi, cioè non dia un substrato fertile alla crescita dei funghi. E con la sezione 11 si dimostra invece che tutte le sostanze fungicide che possono essere sfruttate all'interno del velivolo non danneggiano l'equipaggiamento. Quindi vedete che si aprono dei mondi abbastanza strani. Sezione 12, sand and dust, sabbia e polvere. Vi è capitato, credo, qualche volta di essere sulla spiaggia, non vorrei adesso sottolineare in periodo di restrizione di movimento, nostalgie di andare in spiaggia, ma vi sarà capitato di essere in spiaggia e sentire un colpo di vento che solleva la sabbia e la sabbia sulla pelle dà un po' di fastidio, cioè abrasiva la sabbia.
Pensate che i componenti della sabbia o i silicati che compongono alcune della sabbia vengono utilizzati per fare i vetri. Quindi la sabbia e anche certe polveri, ma lì è più una questione di contaminazione chimica, di interazione chimica, possono fisicamente danneggiare, come se danneggiano gli equipaggiamenti, soprattutto quelli messi all'esterno. È la ragione per cui anche le vernici con cui si verniciano gli equipaggiamenti e come si verniciano gli aeroplani non sono esattamente le vernici che vende il mio colorificio. Sono tutte studiate per resistere anche all'abrasione di esposizioni a venti che trasportano sabbia o semplicemente al fatto che ci troviamo a volare sopra il deserto, perché capita questa cosa, per cui viene sollevata tanta sabbia, questa sabbia abrade, danneggia la superficie e dobbiamo dimostrare che fino a un certo livello, con dei certi criteri, il nostro equipaggiamento continua a funzionare anche dopo essere stato in spiaggia col vento, per dirla semplicemente. Lo stesso vale per le polveri. Sentite parlare spesso di polveri sottili che danneggiano i nostri polmoni, in realtà la maggior parte delle polveri sono composti che possono aggredire superficialmente il nostro equipaggiamento piuttosto che intasare i passaggi verso l'esterno. Pensate al filtro d'ingresso di un motore di un elicottero. Proprio sull'ingresso dell'aria di un motore di un elicottero ci sono un po' come i radiatori delle autovetture, ma anche qui con qualche tecnologia leggermente in più ogni tanto, esistono dei filtri per impedire che le polveri o piuttosto che le sostanze, la sporcizia che vola, che è sospesa in aria, possa entrare nel motore. Questo test di Sand and Dust, che è uno dei pochissimi test di questa tabella che non possiamo fare in secondo mona, non possiamo fare l'explosion proofness, fino adesso non possiamo fare le Sand and Dust, andiamo tipicamente a farlo in laboratori esterni, che non fanno nient'altro che prendere una sabbia codificata, cioè c'è proprio una norma che stabilisce come è fatta quella sabbia, quanto sono grandi i granelli, quante sono fatte, di che silicati sono fatti quei granelli, e viene sfruttata dai grossi ventilatori addosso all'equipaggiamento per 24 ore. Fungus resistant ne abbiamo parlato, anche questo non è un test che possiamo fare in secondo mona, ma questo viene fatto tipicamente in laboratori civili, senza neanche restituirsi indietro l'equipaggiamento, perché dopo che è stato contaminato da questi funghi, i funghi possono essere aggressivi e addirittura nocivi. Ed è una ragione per cui non si vuole che crescano sugli aeroplani, oltre al fatto che non è bello se l'aeroplano prende la colorazione tipica. Invece in casa possiamo fare la nebbia salina, quella che qui vedete scritto con salt spray o nei testi americani si chiama salt mist. Prendete un equipaggiamento, lo mettete in una specie di cella molto simile a quella che vedete a mio fianco e lo sottoponete a un ambiente molto salino. Anche in questo caso la corrosione dietro l'angolo. Esistono equipaggiamenti fatti di alluminio ossidati. Io ho visto piastre combustibili, no, io ho visto cose che voi umani sembra niente Blade Runner, non volevo sembrare così ieratico. No, però effettivamente a me è capitato di vedere piastre di alluminio di spessore 5 mm, cioè di spessore 5, tipicamente noi meccanici diamo le misure in millimetri perché ci facciamo spocchiosi di dare le misure in millimetri. Vi dicevo, piastre da 5 mm completamente forate da parte a parte per corrosione. Per corrosione galvanica, e dove c'è un passaggio di cariche elettriche, perché magari lì c'è la bandellina che mette a terra, quindi che porta a un livello equipotenziale con la struttura la vostra frangia meccanica, e ne parleremo dopo quando parliamo di lightning, lì per effetto di corrosione galvanica associata a presenza di sale, e vi assicuro, quando volate in una base, quando volate su una portaerei, ma quando volate anche solo su una base vicino al mare, il sale si deposita e fa dei danni terrificanti. Fa proprio dei danni tali da forare, bucare, creare dei crateri sull'alluminio, anche se ossidato. E anche se poi vi capita che si danneggia la vernice di un pezzo di metallo, di ferro al carbonio, quindi non di acciaio inossidabile, ma di acciaio al carbonio, non ferro al carbonio, ma di acciaio al carbonio, quello fisicamente irrigidisce subito. Quindi bisogna dimostrare che l'esposizione all'ambiente marino e salino non sia tale da danneggiare l'equipaggiamento in maniera da prevenirne il funzionamento. In realtà qualche danneggiamento alla fine è possibile,
si può accettare qualche piccolo danneggiamento all'equipaggiamento, ma non si può accettare che la funzione dell'equipaggiamento non venga più garantita. Poi vedete tutta una serie, e qui vado corto anche perché non sono capace di spiegarla troppo bene, la sezione dalla 15 alla 22, che sono le sezioni tipicamente legate agli aspetti elettrici e in particolare elettromagnetici dell'equipaggiamento. Noi in questo caso nella nostra valvola abbiamo solo un solenoide, che è un equipaggiamento elettronico, elettrico relativamente semplice. C'è anche un po' di filtranza dentro qui per evitare che, che gli spike che vengono generati durante i transitori di potenza, di alimentazione, di rimozione dell'alimentazione, vengano mandati indietro sulla generazione dell'aeroplano, sulla linea dell'aeroplano. Ma immaginate di avere una scheda elettronica, un motore senza spazzole, quindi dell'elettronica, una scatola di controllo, un computer. Gli aeroplani ormai sono pieni di computer. Cosa succede se vengono esposti ai campi magnetici? Pensate semplicemente al fatto che se mettete, mettete la carta di credito su una calamita, la carta di credito non funziona più, provate a pensare se passa una calamita vicino a un calcolatore che sta calcolando come devono essere posizionate le superfici immobili per non far sbatacchiare l'aeroplano durante una virata. Piuttosto, ed è la sezione 15, piuttosto che la sezione, ed è in entrambi i sensi, danneggiamento da campo elettromagnetico o generazione di campo elettromagnetico, piuttosto che la sezione 16, cosa succede se sull'alimentazione di corrente del vostro equipaggio, sulla spina del vostro equipaggiamento, che in realtà è un connettore elettrico a standard aeronautico, se per effetto di problemi nella generazione dell'aeroplano, anziché 28 volt, vi arriva uno spike a 45 volt? È quello che fa, oppure piuttosto c'è un'oscillazione, magari durante l'accensione del motore cala la tensione, anziché 28 ne avete 12. Cosa succede al vostro equipaggiamento? Ad esempio, se il vostro equipaggiamento fosse una pompa a combustibile che alimenta, che sta alimentando il motore per accenderlo, ma mentre accendete il motore la tensione da 28 volt cala a 12. Alla fine non riuscite più a accendere il motore se la vostra pompa smette di funzionare. E via dicendo, problemi di questo tipo. Simili sono i problemi di voltage spike e di sollecitazioni ad audiofrequenza sui fili. L'ambiente in cui vola l'aeroplano, un po' come qua noi che abbiamo vicino delle macchine che stanno funzionando e che influenzano un pochettino la trasmissione, visto che siamo in wifi, l'ambiente dell'aeroplano è un ambiente fortemente denso di onde elettromagnetiche. Queste onde elettromagnetiche si possono accoppiare coi fili, coi cablaggi dell'aeroplano e generare degli input, come vedete qui, dei power input, quindi degli spike sul filo che devono essere, quindi spike sul filo, per questo si chiamano condotte, che devono essere gestite dall'equipaggiamento. Cioè dobbiamo dire se l'equipaggiamento è suscettibile o no, se si danneggia o no. Lo stesso abbiamo induced signal susceptibility e radio frequency, quindi non solo frequenze audio, ma frequenze radio. E in questo caso le frequenze radio possono essere radiate o condotte. Esempio più scemo che mi viene in mente di fare, non riesco a farlo adesso perché non ho qua il telefono, ma spesso può capitare, capitava tantissimo davanti alla televisione col tubo catodico, le televisioni vecchie. Se avete il cellulare che riceve una chiamata anche vicino allo schermo del computer, se non avete uno schermo di ultima generazione, magari a LED, spesso vedete la presenza di disturbi sul video per effetto della chiamata che sta arrivando al vostro telefono, perché le onde elettromagnetiche influenzano gli equipaggiamenti vicini. Ecco, la sezione dalla 15 alla 22, di fatto, per farla breve, vanno a vedere come il vostro equipaggiamento può influenzare gli equipaggiamenti vicini e come invece lui resiste alle aggressioni, si dice proprio, elettromagnetiche, alle aggressioni del campo elettromagnetico. La 22, Lightning Induced Transient Susceptibility, è il caso della nostra pompa combustibile quando per effetto di questo lampo qua che vedete qui, sull'aeroplano corrono, vi dicevo, centinaia di migliaia di ampere. L'aeroplano è fatto in modo che ha una superficie di passaggio preferenziale, in questo caso è tutto metallico l'aeroplano, ma anche gli aeroplani compositi hanno delle mesh annegate nel materiale composito di materiale conduttivo per fare sì che questa,
questo fulmine che colpisce l'aeroplano e l'energia che ne deriva, l'energia che si distribuisce sull'aeroplano, scorre il più possibile sulla superficie esterna e poi venga scaricato all'esterno. Detto questo, quelle centinaia di migliaia di ampere, credo che uno dei test dei Lightning preveda di arrivare a 800.000 ampere. Si vedono 800.000 ampere, tanto sono tanti. Questi ampere possono, per effetto, non voglio citare Faraday, Neumann e Lenz, tutte le leggi degli accoppiamenti magnetici, anche perché non le so, quindi non farei la figura del fesso, ma per accoppiamento magnetico queste grosse correnti, queste grandi energie che scorrono sull'aeroplano, grosse correnti sembra molto tedesco, queste grandi correnti che scorrono sull'aeroplano possono indurre delle correnti sui fili che arrivano al vostro equipaggiamento e possono danneggiare l'equipaggiamento. Quindi ecco perché nella sezione 22 si parla di lightning induced transit, è il cosiddetto in Italia diretto. La 23 è invece lightning diretto. Vi dicevo, alcune valvole che progetta la seconda mona sono soggettate a un lightning diretto. Ecco un altro test che non possiamo fare. Qua di sopra, nella 15 alla 22, li possiamo fare nella camera anforica, che è una camera... c'era la foto, vi faccio vedere la foto, è questa camera qua, questa piccolina qua, che vedete con tutti i coni di materiale fonoassorbente. In quella camera lì siamo sicuri che tutte le onde elettromagnetiche che ci sono nell'ambiente normale non entrano, è una camera schermata e lì quindi possiamo generare delle forme d'onda tipiche di questi segnali, in particolare quelle radiate, e andare a vedere che l'equipaggiamento non viene danneggiato da queste forme d'onda radiate, piuttosto che lui non le emette. Per poter vedere se il vostro equipaggiamento emette queste forme d'onda, bisogna andare in un ambiente dove queste forme d'onda non ci sono. Se volete sentire l'altoparlante del computer, o piuttosto se volete sentire la mia voce, la condizione migliore sarebbe andare in un ambiente dove non ci sono altri rumori e quindi l'unico che misurate è quello che state generando col vostro altoparlante o che io sto generando gracchiando con la mia voce. Lo stesso vale per altri tipi di onde, che sono le onde elettromagnetiche, non sono le onde sonore, ma sono sempre onde, è sempre spostamento di particelle di cariche elettriche, che sono invece non visibili, ma che trasmettono magari informazioni, come il segnale che arriva al vostro telefono cellulare. Ultime tre, in realtà anche la sezione 25 fa parte del gruppo dei test elettrici ed elettronici, e adesso stati distanti. E sono stati discharge, che tipicamente è quella. Non dell'equipaggiamento che si può caricare positivamente rispetto a qualcosa di vicino che invece è caricato rispetto a lui negativamente, ma la principale causa di scarica elettrostatica sono le persone. Toccando l'equipaggiamento, se il sottoscritto, che come al solito indossa le scarpe da tennis con la gomma sotto e quindi non è a contatto col terreno, non è un ground, se io prendessi in mano una scheda elettronica, potrei danneggiarla semplicemente toccandola. Perché per effetto del vento, piuttosto che per effetto del movimento, anche le persone si caricano di cariche elettriche. Dicevamo forse una delle altre volte, o dicevo stamattina a un altro corso, a volte toccando la maniglia dell'autovettura o toccando la maniglia di una porta si sente la scossa. Ecco. Questo non è nient'altro che una manifestazione delle cariche elettrostatiche. Peccato che la maniglia della tua vettura, piuttosto che la scossa quando toccate la porta, scossa tra virgolette ovviamente, non danneggia niente. Quando parlate di una scheda elettronica, magari riuscite a danneggiare la scheda elettronica e addirittura la danneggiate senza dare segni evidenti. Perché il semiconduttore rimane lì un pochino, funziona sì, funziona no, voi testate l'equipaggiamento, va tutto bene, poi lo mettete sull'aeroplano e non funziona più. E quindi ci sono tutti questi aspetti che devono essere tenuti in cuore. Sezione 24, icing, lo dice la parola stessa. Accrescita di ghiaccio, equipaggiamenti sull'esterno. Pensate alle pale dell'elicottero. Pensate al bordo d'ingresso alare, che è a contatto con aria enormemente fredda e spesso umida. Ci sono sistemi antighiaccio su tutte le superfici, come per esempio il bordo d'attacco della pala di un elicottero, piuttosto che il bordo d'attacco di un'ala di un aeroplano, ha dei sistemi per evitare la crescita di ghiaccio su lì. Perché devono evitare la crescita di ghiaccio?
Perché la crescita di ghiaccio cambia fisicamente la forma. E quindi, se voi vi ricordate che nella prima puntata abbiamo detto un'ala genera portanza perché per effetto della sua forma la pressione sul ventre dell'ala è maggiore che la pressione sul dorso. Ma se io questa forma la cambio perché davanti mi si forma una massa di ghiaccio, perdo in efficienza dell'ala e magari non riesco a tenere su bene l'aeroplano. Esistono degli elicotteri che sono caduti per crescita di ghiaccio sulle pale. Quindi ci sono dei sistemi che passano da far passare delle correnti nella superficie dell'ala per scaldarla e quindi evitare la crescita di ghiaccio, piuttosto che soffiare aria calda davanti o dietro la superficie, piuttosto che invece avere delle zone fatte di gomma che si gonfiano con l'aria presa dal motore e spaccano questo ghiaccio e fanno in modo che si gonfiano a frequenze prestabilite e per cui spaccano il ghiaccio non si accumula lì. Per i nostri equipaggiamenti che non sono all'esterno del serbatoio, tipicamente ghiaccio non è quasi mai applicabile, a volte lo è se il cliente è piuttosto pignolo e ha timore che per effetto di alcune aperture che ci sono sull'aeroplano il ghiaccio possa intervenire e quindi possa crescere, però per gli equipaggiamenti montati sull'esterno il ghiaccio si sente. L'ultimo, fire flammability, vuol dire che il vostro equipaggiamento, se ci fosse una fiamma generata da un componente vicino, non deve alimentare la fiamma, un po' come le poltrone del cinema, non devono incendiarsi. Non so perché mi è venuto in mente questo paragone, ma sostanzialmente questo è il concetto. Questi sono tutti i test che si fanno sull'equipaggiamento, quindi per tornare all'inizio sono tutti i test che si fanno durante quella che si chiama qualifica, se vogliamo durante la verifica, la parte di verification. Se alcuni di questi test vengono fatti a livello superiore, quindi già sul velivolo, allora già li sconfiniamo un pochettino nella validation e in quella che si chiama integrazione. Per chi vuole, per chi ha avuto un sabato sera particolarmente triste e voleste, un invito è pensare quali di questi test sono applicabili alla nostra valvola. Anche qui non vi interroga nessuno, non vi chiedo i compiti, però potrebbe essere un esercizio per vedere se vi ricordate un pochettino quello che è stato fatto, ma anche per incominciare a pensare se doveste iniziare un'attività di lavoro in ambito di progettazione. Esistono questi test anche in ambito industriale, la norma è diversa, non sono tutti questi, ma ce ne sono di simili in ambito industriale. E quindi cominciare a ragionare quali possono essere i test che sono applicabili a un equipaggiamento o un altro a seconda dell'ambiente in cui si trovano. Parlavamo di integrazione. Come si integra? Questa è la penultima slide. Come si integra una valvola fumogena su un aeroplano? Lo si può fare, come vedete, in questo schemino tendenzialmente un po' stupidino che ho preso da un rapporto che avevo fatto anni fa. Anche senza cambiare l'aeroplano, si può prendere, e vedete in questa sezione le stesse funzioni della nostra valvola, si può mettere la valvola su una linea terra, un serbatoio esterno con un cavello, e spruzzare nell'uscita del motore il combustibile, il liquido fumogeno, e vedere che fisicamente faccia fumo. Piuttosto che invece a terra, con l'impianto nell'aeroplano, semplicemente si faccia funzionare il motore, si blocchino le ruote, quindi si tira, il freno a mano non c'è, ma si tirano i freni, si bloccano i freni, addirittura si mettono i blocchetti, si accende il motore a un certo ratio, a terra, e poi si fa partire il sistema fumogeno. Anche in questo caso, se riesco, vorrei farvi vedere un video, ma provo a vedere se riesco a condividerlo, se è pronto questo video. Vi chiedo scusa un secondo che lo preparo. Se riuscissi a uscire dalla presentazione sarebbe meglio. Ok, un secondo solo. Ok, adesso vi condivido lo schermo. Eccolo qua, vediamo se arriva. Va bene, qui vedete esattamente quello di cui vi sto parlando. Non posso fermarmi proprio sull'aeroplano perché non vi posso far vedere che aeroplano è,
Ma come vedete, faccio vedere solo un pezzettino della coda, mi fermo qua. Questo è esattamente il test che vi descrivevo prima sulla slide, eseguito fisicamente. Qui abbiamo un aeroplano con un sistema fumogeno, non ancora secondo Mona, ma noi ci stiamo lavorando assieme per potergli poi fornire i nostri equipaggiamenti. Per il momento hanno semplicemente un tubo, un serbatoio che è un serbatoio combustibile alare riconvertito per fluido fumogeno e una pompa che sta pompando dentro questo tubo per vedere se le temperature del motore sono tali per cui è possibile generare fumo. E qui vedete fisicamente il test con questo filmato, tra l'altro è un filmato che mi è arrivato via WhatsApp, pensate un po' voi come siamo messi, di un test fatto su un aeroplano per verificare se la portata di liquido fumogeno all'interno del tubo con una certa pressione di mandata è tale per cui il fumo funzionava bene, per dirvi. Questo è un tipico test di integrazione. Un altro test di integrazione, anche in questo caso vi chiedo scusa un attimo, ma faccio partire un altro video. Ok, un secondo solo. Ed è un test di integrazione che è eseguito qua in secondo Mona. Vediamo se si vede. Sì, adesso si vede. Questo è la parte in alto. In realtà è visto, è un serbatoio a testa in giù. La parte che vedete con quella finestra vetrata, quella finestra con dentro, dove vedete questa riga che vedete qua a metà, è il livello del combustibile. Questa riga che vedete qua a metà è un serbatoio combustibile, qui era giusto per vedere che la spia funzionava. Questa è una situazione in cui un serbatoio combustibile, dove dentro c'è una pompa, quello che vedete, vabbè, qui l'operatore aveva bevuto un po' perché si è mosso un po' tanto, ma sostanzialmente questo serbatoio, adesso fermo l'immagine, è in una situazione a testa in giù. Tipicamente il serbatoio che vedete con la finestra di plexiglass è in realtà a testa in giù, è dall'altra parte, giù in basso. Questa è una simulazione di volo rovescio. Quindi abbiamo preso un serbatoio, il serbatoio è tutta questa cosa qua e questo è il pozzetto. Vi dicevo, tipicamente dai serbatoi principali il fluido viene travasato, il combustibile viene travasato in un pozzetto e dal pozzetto si manda al motore. In questo caso il pozzetto è il punto più alto, proprio per quello vi dico, è a testa in giù questo aeroplano, e questo è il livello di combustibile che c'è dentro nel pozzetto, per cui questa cosa qua sta dimostrando al cliente che anche in volo rovescio c'è la pompa in grado di pompare sufficientemente al motore. Qui vedete poi il dispositivo che ritorna in condizione di volo normale. Queste sono prove che vengono fatte in secondo Mona abbastanza frequentemente, magari non con questi accrocchi così grossi, ma tipicamente vengono fatti, e qui ci stiamo riportando in condizioni di volo livellato, di volo operativo. Quindi questo è un altro test che è molto borderline tra il test di equipaggiamento e il test di integrazione. In realtà siamo ormai abbondantemente all'interno dei test di integrazione. Sono test che tipicamente potrebbero essere eseguiti in laboratorio, in particolare qui da noi in un'area all'aperto, ma non riuscivamo a trasmettere da lì perché il rumore di fondo sarebbe troppo grosso, però magari riesco a mettere a disposizione la volta prossima qualche foto. Qualcosa lo vedete anche sul filmato dalla nostra azienda, se andate su www.secondomona trovate nella zona dei filmati, trovate anche il filmato dei banchi prova all'esterno dell'azienda. Questi sono, vi dicevo, tipici test di integrazione. Quindi abbiamo visto, ricondivido la presentazione solo perché manca l'ultima slide, quindi siamo arrivati a questo punto con i test che vengono fatti per dimostrare al cliente che l'equipaggiamento funziona. Dopodiché cosa ci manca? Ed è l'oggetto della puntata precedente. E la cosa bella è, caspita, finalmente abbiamo finito tutto, andiamo a produrre, a fare la produzione di serie, incominciamo a vendere l'equipaggiamento in serie. Fatto tutto? Tutto a posto? Non ci sono più problemi? In realtà la volta prossima vedremo un pochettino quelle problematiche che vedete nelle frecce lì. Quando andate in produzione di serie nascono una serie di problematiche o comunque devono essere affrontate una serie di problemi
che vanno dalla gestione della stessa produzione di serie alla gestione delle modifiche che posso occorrere nel tempo a un equipaggiamento aeronautico. E qui questa sarà una cosa importante stabilire, perché non è che si può cambiare equipaggiamento come si vuole, fino agli aspetti di manutenzione e in ambito di sicurezza e ambientale anche di smaltimento del fine vita. Quindi avevamo parlato una volta all'interno della verifica di progetto che la seconda Mona, per esempio, verifica se vengono utilizzate nel progetto delle sostanze pericolose per l'ambiente. Rimane anche il problema di capire, ad esempio, ed è una cosa che sta nascendo in questi anni, se a fine vita l'equipaggiamento può essere smaltito tranquillamente. Questo è metallo, grossi problemi non ne dà, si ricicla praticamente tutto, ma se avessimo delle sostanze che plastiche particolari che non possono essere riciclate, dovremmo saperlo, piuttosto che pensate alle batterie, dove abbiamo la necessità di avere una batteria tampone, per esempio, in una scatola elettronica. Quindi, la volta prossima, che è l'ultima puntata del progetto, rimane solo poi, dopo la settima, un'ottava, che è una specie di riepilogo, e nella quale mi piacerebbe, se ci fossero degli argomenti che con i vostri professori volete approfondire di tutto questo percorso, possiamo dedicare qualche minuto a quello, altrimenti semplicemente vedremo i punti salienti del progetto e cercheremo di capire come si chiude fisicamente, dal punto di vista progettuale, un'attività di questo tipo. Quindi con questo concludo la spiegazione che abbiamo fatto oggi, e rimango a disposizione se ci fossero domande, se ci fossero problemi, altrimenti cedo volentieri la parola a Maria per chiudere questa puntata e darvi appuntamento a mercoledì prossimo, che come dicevo sarà l'ultima. Credo, Ormano, che ci siano delle domande, perché vedo che stanno cercando di connettersi all'audio. Benissimo, e nessun problema. Magari suggerisco, nel caso non riuscissero a collegarsi all'audio, possono usare anche il comando della chat. Ne approfitto intanto, Ermanno, per ricordare ai ragazzi collegati e ovviamente anche ai compagni che oggi non hanno potuto collegarsi alla riunione, che invieremo nei prossimi giorni una survey, questo proprio anche in relazione a quello che stavi dicendo, in previsione dell'ultima lezione, ma proprio anche in un'ottica di progetto e di project work, quindi la loro partecipazione è veramente ben gradita. Credo che ci siano dei problemi tecnici, perché vedo che non riesce a collegarsi, parlo di Federico. Se non ci sono altre domande, eventualmente Federico, se hai delle domande, ti invito magari a rispondere, a mandarcele per mail, e sarà nostra premura farle arrivare all'ingegner Fossa. E se non ci sono altre domande, saluto tutti e li invito a questo punto a mercoledì prossimo per la settima lezione del Project Work. Posso? Prego, certo, dici. Volevo provare a fare quell'intervento a proposito delle varie sezioni dei requisiti. Bravo. E dei test. Aspetta che allora torniamo indietro. Eccoci qua. Allora, innanzitutto le prime tre mi sembra siano abbastanza importanti. Assolutamente, anche per sì. La nostra valvola. Poi la quarta e la quinta sezione, per sì. Evitare che ci siano delle disfunzioni a causa della temperatura o della certo. Pressione. Poi la settima avevo pensato per possibili scossoni alla valvola che potrebbero danneggiare i componenti. L'ottava più o meno per lo stesso motivo in realtà. E assolutamente sì. La nona. La decima, perché più che altro pensavo, non so, manutenzione con
più che altro pulitura o pioggia battente, potrebbe, non so, manutenzione. Magari. Sì, manutenzione può capitare. Al tempo, quando era stata sviluppata la valvola, te lo dico, non è stato fatto il test di waterproofness, però se fosse sviluppato al giorno d'oggi probabilmente sarebbe applicabile, hai ragione. Poi anche nel caso lasciarlo aperto, che non so. Sì, sì, sì. Poi mi ero segnato la 12ª per evitare che... questa in realtà, se il cliente me la chiedesse, cercherei di resistere, perché l'equipaggiamento è all'interno bene della fusoliera, addirittura vicino alla baia motore, è abbastanza improbabile che succeda. Come ti dicevo, però può esserci il cliente che per effetto di passaggi o magari di prese d'aria per ventilare alcuni vani ci chiede anche questo test. Quindi ci sta anche questo. Va bene. Poi, pensando al solenoide, mi era venuto in mente magari la 15. Sì, assolutamente. E dato che comunque si tratta di liquidi infiammabili, anche la 16 e la 17 mi erano venute in mente. Si fanno proprio per gestire la bobina, assolutamente. Più che per i liquidi infiammabili, perché c'è la bobina del solenoide che non deve essere danneggiata durante il power input. Magari riesci a dimostrarglielo da un punto di vista teorico, facendo solo alcuni conti, ma possono essere assolutamente applicabili. La 22 e la 23 avevo scritto per la 24. Sì, assolutamente. La 23 diretta così, ti direi 23 magari no, nel senso che tipicamente è applicabile se sono sull'esterno. L'effetto è quello della 22, che potrebbe generare ancora una volta dei carichi sulla bobina. E quindi sì, la 22 sicuramente sì, la 23, a meno che questa valvola non sia montata vicino all'uscita e quindi molto all'esterno, tipicamente invece ti direi potrebbe, anche qui se il cliente me lo chiede gli dico di no, cioè provo perlomeno a dirgli di no. La 24 hai ragione, assolutamente sì. E poi la 26 per l'ultima. E poi la 26 sì. Poi pensavo anche la 26 e avevo un dubbio su magari la 25. Ma a questo livello la 25 tipicamente può essere applicabile, ma è dimostri per analisi, cioè fai due conti e dici che se anche tocchi, siccome non puoi andare a toccare fisicamente l'equipaggiamento o la bobina, ma tocchi solo la parte esterna, tipicamente questa cosa non è danneggiata. Potresti toccare i pin del connettore, quindi diciamo i reofori della spina, ma per un solenoide riesci a hai ragione, è applicabile, ma tipicamente non fai un test, ma riesci a cavartela con un'analisi teorica. La 26 vale per tutti. La 26 in realtà è applicabile a tutti gli equipaggiamenti, anche in questo caso ce la si cava semplicemente dicendo che è un pezzo di metallo, scusate il lombardismo, è un pezzo di metallo nella sua parte principale, quindi anche se dovesse essere in una fiamma non può magari sciogliersi se la fiamma è molto alta, ma non alimenta la fiamma, ecco, questo ce la caviamo così. Quindi prendo spunto dalla tua domanda e la tua voglia, grazie, di voler fare l'esercizio, per dirvi che alla fine quasi sempre l'80% di questi requisiti ve li trovate nella progettazione aeronautica. Come hai potuto dimostrare tu facendo questo ragionamento, molto spesso praticamente tutti gli equipaggiamenti, al di là di alcune cose tipo la sezione 23, che è applicabile se sei all'esterno ma quasi mai se sei all'interno, però tutte le altre sono sostanzialmente applicabili. E quindi bisogna non solo essere in grado di sapere che progettare l'equipaggiamento perché passino questi test, ma soprattutto, ma anche bisogna essere in grado di sapere cosa dicono i requisiti di questi test e trovare, per secondo Mona, io sono fortunato, li facciamo in casa questi test, o quasi tutti, oppure trovare il laboratorio all'esterno che siano certificati, ne parleremo un pochettino la volta prossima, per eseguire questi test. Cioè non posso andare da chiunque a fare il test, ma devo andare da chi ha dimostrato di avere certe capacità
per fare un test in ambito aeronautico. Avevo giusto un'altra domanda. Certo, assolutamente. Avevo la connessione che faceva qualche scatto. Potrei essermi perso la spiegazione della sezione 14. Non ho capito bene. Se aspetta, in che breve. La sezione 14, che non mi ricordo più qual è. Salt. I funghi. Short spray, ok. Allora, la sezione 14, la salt spray, è una sezione che riguarda l'esposizione dell'equipaggiamento a un ambiente in cui l'aria è fortemente carica di sale e il sale porta alla fine a far arrugginire. Dicevo, mi scuso se la mia comunicazione è andata e venuta, scusate, ma è proprio il posto dove ci siamo messi a fare, però era interessante farvi vedere un pochettino di quello che facciamo qua e quindi ci tenevo. È andata via. La sezione 14 è quella che ci dice se l'equipaggiamento è in grado di resistere nel tempo esposto a un ambiente fortemente carico di sale. È come se mettessimo l'equipaggiamento in riva al mare, sostanzialmente, magari anche in alta temperatura, quindi in riva al mare con l'umidità, quindi in una condizione molto complicata, e dobbiamo dimostrare che l'equipaggiamento non si danneggia, cioè non perde la sua funzionalità. Vi dicevo all'inizio, lo scopo non è che l'equipaggiamento venga fuori come nuovo da questi test, ma anche perché dopo che hai fatto tutta la vita di vibrazione, hai fatto il crash safety di un hard landing, magari qualche bacozzo ce l'ha, magari qualche segno ce l'ha. Però lo scopo non è essere nuovo, poter rivenderlo, ma è soddisfare comunque il requisito fondamentale. Se parliamo della nostra valvola, quindi della valvola che abbiamo qui, può anche teoricamente alla fine della vita essere un po' ruggine. L'importante è che sia sempre in grado di aprire e chiudere il passaggio. Se questa valvola non fosse fatta bene, in particolare se il solenoide non fosse isolato dall'ambiente esterno, se vi ricordate un pochettino come è fatta la sezione della valvola, il solenoide è protetto, è all'interno di una zona incapsulata, a contatto con l'ambiente ma sufficientemente protetto, quello arrugginisce in nebbia salina, e se arrugginisce un solenoide, l'otturatore che viene tirato per effetto magnetico si blocca. Quindi il test di nebbia salina è volto a dimostrare, così come i test di umidità, che non c'è crescita, ci può essere qualche segno di ruggine, ma questa ruggine non è tale da bloccare la funzione della vostra valvola. Direi che se non ci sono altre domande, vi ho fatto fare tardissimo. Però io sono a disposizione. Grazie mille. Grazie Ermanno. Sembra non ci siano altre domande, quindi a mercoledì prossimo. Ci vediamo volta prossima dall'ufficio. Ciao!